Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del Tg6, apriamo con la cronaca, la procura di Teramo al lavoro sull'incendio che ha distrutto un, uno dei capannoni del consorzio dei rifiuti AM di Pineto, il sostituto procuratore Stefano Giovagnoni dopo il sopralluogo svoltosi oggi pomeriggio conferma l'ipotesi di incendio doloso il servizio. Dal sopralluogo all'interno dell'impianto di stoccaggio di rifiuti del consorzio AM di Pineto, distrutto dalle fiamme nella tarda serata di martedì scorso, si conferma l'ipotesi di incendio doloso. Sul posto i tecnici dei vigili del fuoco, i carabinieri e il sostituto procuratore Stefano Giovagnoni, il magistrato che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Abbiamo visto il capannone, abbiamo visto, abbiamo fatto delle ipotesi come si sia propagato, certo adesso è da vedere, stiamo facendo indagini, vediamo. Eh, se riusciamo a individuare anche i motivi insomma, di questo di quest episodio che è molto grave. Noi che pensiamo che sia doloso, ma oggi siamo riusciti a capire qualcosa di più. Le circostanze, le modalità e i tempi che hanno caratterizzato l'incendio, infatti, lasciano pensare che non si sia trattato di un incidente. Quando alle 22 circa di martedì scorso è divampato l'incendio, l'impianto di stoccaggio dei rifiuti era chiuso e non vi erano dipendenti al lavoro. Circa mezz'ora prima è scattato l'allarme a segnalare la presenza di un intruso nell'area del consorzio, intruso che avrebbe appiccato il rogo all'interno del capannone che raccoglie rifiuti secchi, carta e plastica, per poi fuggire. Un'area di circa 2.000 metri quadrati è stata distrutta dalle fiamme che hanno raggiunto in altezza anche la copertura del tetto facendone crollare buona parte. Il magistrato durante il sopralluogo ha ascoltato anche il presidente del consorzio che nella tarda serata di martedì riceveva tramite sms sul cellulare l'allarme che segnalava un intruso nell'area della AM. Intanto l'amministrazione comunale di Pineto è in attesa per la giornata di domani dei risultati delle analisi da Arta e ASL per valutare gli effetti dell'incendio sull'ambiente. Pescara sarà la città pilota per il piano Alfano di requisizione delle seconde case degli italiani per metterci dentro i presunti profughi. Se è vera tale intenzione, siamo pronti a smontare il mondo per impedire una violazione dei legittimi diritti degli italiani è vergognoso e spudoratamente scandaloso. Lo denuncia il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, spiegando che la notizia è stata riportata oggi da, dai quotidiani, che la notizia che è dar portata oggi dai quotidiani Il Giornale è L'Opinione due fonti autorevoli di informazione. Interviene poco dopo il sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli che denuncia che dichiara "fino al referendum dobbiamo aspettarci di tutto, ma la mega bufala delle seconde case da destinare agli immigrati a partire da Pescara è al limite della denuncia per procurato allarme. Siamo arrivati pure a questo, tanto sono deboli le ragioni del no". Infine il sindaco di Pescara, il viminale, ha già smentito la notizia a cui alcuni organi di stampa hanno dato il crisma dell'ufficialità, pur avendola assunta da indiscrezioni di non meglio identificati dipendenti dell'interno. Questo a due settimane dal voto referendario e in un clima già reattivo e sensibile. Anche il comune di Pescara evidenzia con forza come questi articoli non abbiano alcun fondamento nella realtà, stigmatizzando la diffusione di non notizie meglio di bufale che hanno il solo, il solo scopo di avvelenare l'aria. Gestione dei rifiuti in Abruzzo al centro della polemica. Il Movimento 5 Stelle denuncia il rischio della costruzione di un impianto di incenerimento dei rifiuti nella nostra regione. Una battaglia a cui è stato dedicato un Consiglio regionale straordinario in cui la regione Abruzzo si è impegnata a non realizzare alcun impianto sul territorio. Francesca Romana Testi. Un grande inganno, lo chiama così il Movimento 5 Stelle il caso Rifiuti in Abruzzo, ripercorrendo tutta la storia del Consiglio regionale straordinario svoltosi il 29 febbraio scorso, concluso con la volontà di gestire la materia rifiuti Abruzzo con il recupero e il trattamento, dal quale si sarebbero poi ottenute materie seconde e FOS. Oggi invece i Grillini presentano un quadro capovolto: è stata presentata una bozza di piano regionale di gestione dei rifiuti che prevede sia il recupero di materia e sia per cui a parole ci dicono che non saranno previsti inceneritori nella nostra regione, nei fatti scelgono di incenerire. Inceneritori sul territorio, quelli che il sottosegretario Mazzocca aveva escluso categoricamente nel corso di diverse interviste sul tema, ipotizzando anche il trasporto nell'impianto del vicino Molise con un accordo tra regioni. L'idea nostra è quella di elaborare un protocollo d'intesa che quantomeno permetta eh, di ospitare lì una quantità eh, non infinita. Eh, Né in termini quantitativi e né per troppo tempo l'inflazione organica eh, nel, nell'inceneritore, ripeto, già attivo ed esistente. I rischi eh, sono di eh, avere appunto degli impianti che i cittadini non vogliono e degli impianti che non soltanto non vogliono, ma ci riportano indietro di 30 anni. Abbiamo tutte le conoscenze tecnologiche per evitare di incenerire, per spingere per la raccolta differenziata che farebbe abbassare anche le tariffe ai cittadini, dunque sia un vantaggio per la salute dei cittadini che per le tasche. Ed ancora è fondamentale che si realizzino quanto prima le bonifiche che si proceda nel contempo alla reindustrializzazione dell'area. Azioni queste che devono avvenire nel pieno rispetto della legalità, nella trasparenza e con la partecipazione delle comunità locali. Posso assicurare che la Commissione vigilerà con estrema attenzione, continuando a seguire da vicino la vicenda di Bussi. Lo afferma il Presidente della Commissione Ecomafie Alessandro Bratti, facendo presente che il il convegno sul sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, organizzato dalla stessa Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti previsto per il 25 di novembre, sarà rinviato per via della concomitante discussione sulla legge di bilancio in Parlamento. Bratti osserva però che è un appuntamento solo rimandato. I cittadini di Bussi devono conoscere i risultati dei lavori che hanno approfondito la storia della contaminazione e lo stato attuale degli interventi. Interventi. Abusava della figlia da quando la piccola aveva 5 anni e l'aveva filmata in diversi video amatoriali. Inchiesta Shock della polizia di L'Aquila che ha arrestato un pedofilo che per lungo periodo ha vissuto nel capoluogo di regione, Daniela Rosone. Quando l'orco si nasconde in casa. Abusava della figlia da quando aveva 5 anni e, mentre aveva rapporti con lei, addirittura la filmava. L'indagine ha preso avvio da una vicenda che riguardava una truffa per la vendita di un telefonino compiuta dall'uomo nei confronti di una minorenne quando, per un lungo periodo, è stato residente all'Aquila dove impartiva anche ripetizioni private a ragazzini. Non solo la vendita tarocca, ma aveva anche tentato un approccio ravvicinato con la ragazzina stessa. Allora è scattata la denuncia e l'appostamento per l'uomo. Gli agenti lo hanno sorpreso in strada qualche giorno fa, assieme alla figlia di 11 anni. Dentro un carrello per la spesa aveva messo un computer e DVD vari da gettare. Voleva disfarsi, insomma, delle prove c'erano custodie di CD di Allochitti per nascondere invece il peggiore degli incubi, un filmino terrificante quello che hanno trovato gli agenti, la figlia dell'uomo era ripresa in un video hard con il papà. Il tempo di affidare la piccola ai vicini e la polizia è entrata così nella casa del pedofilo. DVD oltre 500 pieni di immagini pornografiche, quasi 200 che ritraevano minori. Visionando poi e analizzando gli oltre 500 DVD con immagini pornografiche, di cui circa 200 con immagini minori, gli investigatori hanno scoperto che la protagonista principale di un filmato amatoriale era proprio la bambina, tra le quattro mura domestiche era costretta a rapporti sessuali con il padre. La minore ora è stata affidata alla madre, separata dall'uomo da oltre 5 anni, mentre l'uomo è stato portato in regime di isolamento nel carcere di Regina Celi in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Una rapina è stata messa a segno questa mattina alle 6.30 a Villa Raspa di Spoltore, nel Pescarese, presso una sala giochi di Viale Europa, dove due sconosciuti, travisati ed armati di pistola, hanno fatto eruzione nei locali e sotto la minaccia del revolver. Si sono fatti consegnare dai dipendenti 6.000 euro. I due rapinatori si sono poi dileguati a piedi, facendo perdere le loro tracce. Non ci sono stati feriti, indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Pescara. Il re dei call center Roberto Boggio è stato arrestato a Milano dalla Guardia di Finanza in relazione all'inchiesta su una commessa per la Transcom che ha avuto sede all'Aquila sino al 2009. Il servizio. Ha fatto subito il giro dell'Aquila la notizia dell'arresto dell'imprenditore Roberto Boggio titolare della società Trascom, considerato il re dei call center. L'ha arrestato la guardia di finanza a Milano per fatture false in relazione a subappalti con società del faccendiere Raffaele Pizza. I finanziari del nucleo speciale di polizia valutaria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Giuseppina Guglielmi nell'ambito dell'inchiesta labirinto che portò nel luglio scorso all'arresto di 20 persone ritenute coinvolte in un giro di corruzione in ministeri ed enti pubblici la vicenda giudiziaria che ha portato Boggio ai domiciliari riguarda l'aggiudicazione da parte della società Trascom, in associazione temporanea di imprese, di un mega appalto per la gestione del call center di IMPS Inail dal 2010 al 2016, i cui costi, secondo l'accusa, sarebbero lievitati da 120 milioni a 450 milioni di euro. All'Aquila Trascom era presente fino al 2009, cioè fino al terremoto che ha colpito il capoluogo d'Abruzzo. Poi da Trascom la commessa che comprende anche IMPS Inail nel sito Aquilano è passata al Consorzio Lavorabile. Che ad oggi impiega oltre 500 persone, con il 25% composto da lavoratori disabili. E proprio nell'ottica del salvataggio dei posti di lavoro della commessa, che andrà di nuovo a gara nel 2017 e più in generale della tutela del lavoro su tutto il territorio locale, è nata da poco l'associazione Lavoriamo per l'Aquila, che conta già centinaia di aderenti e che chiede alla politica aquilana, regionale e nazionale attenzione e impegno sul tema della corretta applicazione della clausola sociale introdotta dal nuovo codice degli appalti, prima dell'imminente emanazione del nuovo bando di gara relativo al Totad Center. In Sina all'Equitalia. La corretta applicazione della norma, aveva scritto l'Associazione, vuol dire prevedere nel nuovo bando di gara, anche in caso di successione di imprese, la piena tutela dell'occupazione degli attuali lavoratori, con il mantenimento degli attuali trattamenti contrattuali. Dati in calo per quanto riguarda gli incidenti nella nostra regione, anche se aumentano le vittime, nel 2015, secondo l'Istat, si sono registrati 3.217 sinistri che hanno avuto un costo sociale di 275 euro pro capite. Vediamo. Rispetto al 2014 diminuiscono sia gli incidenti che i feriti, ma il numero di vittime della strada aumenta del 9,1%. Nel 2015 si sono verificati in Abruzzo 3.217 incidenti stradali che hanno causato la morte di 84 persone e il ferimento di altre 4.827. La regione Abruzzo si posiziona tra quelle in cui il calo è stato inferiore alla media nazionale. Tra il 2001 e il 2015 le vittime della strada si sono ridotte del 50% contro il meno 51,7% della media nazionale. Il quadro emerge da uno studio effettuato dall'Istat. Fra il 2010 e il 2015 si registra un aumento del 6,3% dei sinistri a fronte di una diminuzione della media nazionale di meno 16,7%. Sempre fra il 2010 e il 2015 l'indice di mortalità sul territorio regionale è passato da 1,9 a 2,6 deceduti ogni 100 incidenti, quello medio nazionale da 1,9 a 2. In Abruzzo nel 2015 bambini, giovani e anziani deceduti in incidenti stradali sono meno rispetto alla media nazionale, 4,7% contro il 45,6%, con una differenza meno ampia per gli anziani, il tasso di mortalità infatti è più alto in Abruzzo per gli ultra 64 anni. Negli ultimi 5 anni aumentano anche i pedoni deceduti, in Abruzzo da 12,7% a 15,5%. L'incidentalità rimane alta lungo la costa e nei comuni capoluogo di provincia. La pericolosità rimane alta lungo l'autostrada A25, la strada statale 650 a Fondovalle del Trigno, la strada statale 696 del parco Sirente-Velino, la strada statale 690 a Vezzano-Sora. L'indice di mortalità cresce nei comuni di Chieti, L'Aquila e Teramo, mentre diminuisce nel comune di Pescara. Nel 2015 il maggior numero di incidenti si è verificato sulle strade urbane, provocando 34 morti, mentre rispetto all'anno precedente i sinistri diminuiscono del 5,6% sia in ambito urbano che sulle strade extraurbane e del 13,3% sulle autostrade. Gli incidenti più gravi però continuano ad avvenire sulle strade extraurbane, 5 decessi ogni 100 incidenti, e sulle autostrade, 4,5. Nel periodo primaverile ed estivo la concentrazione degli incidenti è più elevata, in coincidenza con la maggiore mobilità legata a periodi di vacanza. Tra maggio e settembre si contano 1577 incidenti, il 49% degli incidenti dell'anno, in cui hanno subito lesioni 2356 persone, 48,8% e 32 sono decedute il 38,1%. Nell'ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo, la velocità troppo elevata e la guida distratta sono le prime tre cause di incidente. E cambiamo argomento donne delle istituzioni come Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato e il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, si sono ritrovate insieme questa mattina all'Università di Teramo per dibattere sugli ostacoli che ancora impediscono l'emancipazione femminile. Il convegno è stato organizzato dal Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell'Ateneo Teramano. Tania Bonici Castelli. Il nuovo Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell'Università di Teramo debutta con il convegno dal titolo Nella differenza ma oltre le differenze, un incontro che ha visto come protagoniste importanti donne delle istituzioni. Quali sono gli ostacoli che impediscono l'emancipazione delle donne? Soprattutto le giovani generazioni sono ragazze che si laureano prima e meglio dei ragazzi, sono molto determinate, vorrebbero poter conciliare sia la vita di lavoro e professionale con le scelte di vita personale, quindi la maternità. In realtà noi abbiamo ancora molti ostacoli che impediscono alle ragazze e alle donne di essere autonome, libere e autodeterminate. L'ostacolo principale. È che noi non investiamo esattamente su quei fattori che riguardano la maternità. Noi dobbiamo avere più consapevolezza che anche la genitorialità va condivisa. Per esempio, il governo e il Parlamento italiano di questa legislatura sta facendo molte cose per Dire che la maternità ha un valore sociale, dire che la paternità ha un valore sociale e condividere la genitorialità è decisivo anche per le imprese che non devono spingere le donne, soprattutto quando scelgono di fare un figlio, ecco, di dire a questo punto non siete più produttivi, in qualche modo le spingono a restare a casa. Abbiamo confermato anche nella legge di bilancio di quest'anno. La misura del voucher per le babysitter sia per le lavoratrici dipendenti sia per le lavoratrici autonome. Abbiamo confermato il congedo parentale obbligatorio anche per i papà di due giorni, a significare che la genitorialità è una responsabilità condivisa. Abbiamo inserito nuove misure importanti, come il bonus per gli asili nido o misure anche di sostegno alla natalità, come il bonus per i nuovi il Fondo di garanzia per le famiglie che hanno un nuovo bambino e quindi il Governo è incamminato nella strada giusta, consapevole che misure di conciliazione sono fondamentali. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità è un nuovo organismo che l'Università di Teramo ha recentemente recepito e che si batte per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. In questo l'Ateneo Teramano è in prima linea. Anche l'Università di Terra è andata oltre le differenze. Stiamo cercando di rinnovare questa università. Oltre le differenze significa valorizzare le differenze, significa riuscire a creare le condizioni perché ciascuno possa esprimere il meglio, il meglio delle proprie potenzialità e possa perseguire al meglio le proprie aspirazioni. E contro il femminicidio e la violenza, contro il silenzio e la paura, Pescara, scuole, istituzioni e associazioni si uniscono per diffondere un messaggio rivolto alle donne e alle future generazioni. Per farlo scelgono di mettere in scena uno spettacolo che finanzierà una casa di accoglienza per donne e bambini. Vediamo. Femminicidio, violenza, omertà, tantissime le risorse spese anche a livello nazionale per combattere un fenomeno tenuto sommerso per troppi anni. Non solo istituzioni in prima linea, ma grandissimo lavoro è quello svolto dalle associazioni e anche dalla scuola. Pescara mette in campo tre istituti scolastici, un'orchestra di fama internazionale, artisti del cinema e uno spettacolo pensato e studiato per far comprendere l'importante messaggio da diffondere fuori dalle case, dalle stanze che racchiudono quella violenza. Il messaggio più importante è che la scuola è in prima linea in questa grande battaglia di civiltà contro ogni forma di violenza ma anche di prevaricazione di qualsiasi genere, anche di tipo psicologico nei confronti delle donne. I ragazzi delle nostre scuole stanno eh, svolgendo da molto tempo dei percorsi di formazione che sono volti ad affermare valori forti come il valore del rispetto reciproco, eh, della comprensione e della valorizzazione delle differenze anche di genere. Ritengo che l'arte sia il mezzo per eccellenza per trasmettere questa sensibilità e per questo il Rosamara che noi replichiamo per la giornata contro la violenza sulle donne il giorno prima, il 24 novembre alle ore 21 al Teatro Massimo, parla di donne emigranti, le donne di ieri le italiane, le della Sicilia, primi del Novecento e quelle di oggi dall'Eritrea, che comunque nel loro lungo percorso di vicissitudini subiscono anche violenza. In questo caso questo evento di Rosa Mara va a sostenere la costruzione della casa rifugio per la protezione delle donne che hanno il coraggio di denunciare questa violenza familiare da parte del centro antiviolenza Nanche. E a Pescara è stato eletto il consigliere straordinario deputato alle relazioni con gli stranieri regolarmente residenti nel capoluogo Adriatico, si tratta di Caterina Allerouche che oggi si è presentata alla cittadinanza. Vediamo è Caterina Lerouche, la nuova consigliera aggiunta del Comune di Pescara, Ucraina di origine, da 16 anni in Italia, e già mediatrice culturale presso l'Ospedale Spirito Santo. È stata lei ad ottenere il maggior numero di voti nelle elezioni svolte il 29 ottobre scorso. 125 preferenze sui 470 votanti, tutti stranieri con regolare permesso di soggiorno in una comunità che conta in città 3.531 persone. Da oggi il suo compito sarà quello di diventare intermediario istituzionale. Dobbiamo fare sì che tutti gli stranieri sappiano eh, quali che, eh, che sono i doveri e i diritti di eh, ognuno di loro, perché l'informazione è molto importante. Io penso anche, lavorando con tutti i consiglieri, collaborando con tutti i consigli comunali, di fare sì che i stranieri possano avere più informazione e più possibilità di agevolazione a, a tutto ciò che hanno bisogno. Una rappresentanza voluta dal comune di Pescara che riconosce come esigenza quella di operare sull'integrazione e la condivisione di diritti e doveri su tutto il territorio. Ora abbiamo sia un consigliere aggiunto che siederà nel, 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 nel seggio comunale e anche di una consulta di cittadini, sempre stranieri, che potranno relazionarsi col consigliere aggiunto, che sarà il trade union tra loro e l'amministrazione. Di esigenze non rappresentate ovviamente ce ne sono tante, rappresentano tutte le problematiche che si pongono per l'immigrazione, per l'integrazione, quindi ci sono tanti aspetti da valutare, anche dei problemi da risolvere e speriamo che in questo modo riusciremo ad essere più efficienti. Allarme in via Oberdan in centro storico a Teramo. In mattinata la strada è stata transennata dai vigili urbani da via Vezzola fino all'incrocio con piazza Martiri Pennesi. I vigili del fuoco hanno evacuato un palazzo, il civico 33, che si trova di fronte alla sede dell'Inps. I residenti hanno evidenziato danni strutturali all'edificio che è stato sottoposto a verifiche da parte dei tecnici e in corso di valutazione la sua, la sua inagibilità. L'Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Teramo denuncia il pericolo della svendita in corso della Camera di Commercio di Teramo in favore di quella di L'Aquila. Il presidente dell'API, Alfonso Marcozzi, ehm, accusa l'attuale giunta camerale di procedere alla fusione con L'Aquila e alla chiusura della sede Teramana. Quest'ultima decisione penalizzerebbe tantissimo il tessuto imprenditoriale Teramano. Ascoltiamolo. C'è una svendita in corso, quella della Camera di Commercio di Teramo, in favore dell'Aquila. È il grido d'allarme che l'API, l'associazione piccole e medie industrie della provincia di Teramo, lancia per denunciare la possibile perdita dell'ente camerale Teramano. Fusione sì con il capoluogo aquilano, ma la sede unica non dovrà essere l'Aquila, dovrà restare in città. Purtroppo soggetti che stanno trattando questo passaggio di una istituzione importante sul territorio, fatto di, di risorse umane capaci, eh, eh, la stanno svendendo all'Aquila eh, nella maniera più biega che, che in questo momento possa io esprimere, perché sono veramente rammaricato di questo aspetto. Ma la cosa che dà fastidio e dà da, da pensare è il fatto che questo passaggio avvenga um, proposto venga proposto a soggetti non legittimati perché sappiamo benissimo che all'interno della Giunta c'è qualcuno che per norma non ci può stare continuare a, a smembrare a svilire questo territorio un territorio ricco di realtà imprenditoriali importanti di capacità di turismo fondamentali di manu, man, maestranze e mano, manovalanze importanti mi riferisco soprattutto al mondo delle costruzioni svenderci in un altro territorio dove ci hanno altre opportunità mi sembra che sia veramente Ridicolo. Ma lei ha una soluzione? Deve restare a Teramo. Hanno altre, altre opportunità all'Aquila, c'è la regione. E quindi hanno, hanno, hanno altri sbocchi, altre possibilità. Perché dobbiamo andare all'Aquila? La sede a Teramo c'è. All'Aquila, oltretutto, hanno, hanno speso soldi per costruirne un'altra. Dopo che avevano investito i soldi per ristrutturare quella al centro storico, e ci sta, tutta, ci sta tutto questo discorso, ma costruire un'altra a Bazzana approva. E per quale motivo? Quando a Teramo la sede c'è ed è funzionale, magari deve essere sistemata a fronte dei nuovi eventi ma comunque c'è ed è operativa. Quindi chiediamo, chiediamo poniamo riflessione, soprattutto al sistema al mondo imprenditoriale, che forse non, non è al corrente di quello che succede all'interno della Camera di Commercio. Apriamo la pagina sportiva. Questa mattina, in occasione della visita agli stabilimenti della Saquella, main sponsor, main sponsor del Pescara Calcio, il presidente Sebastiani ha parlato del momento difficile della squadra. Intanto Campagnaro dovrà star fuori per almeno due settimane. Paolo Renzetti. Presidente Sebastiani, dopo la sconfitta con la Juventus si pensa già alla gara di Roma, calendario che non regala partite sulla carta abbordabili al Pescara, resta però la fiducia della società in questa squadra, in questo tecnico. Assolutamente sì, ci mancherebbe. Non solo resta la fiducia, resta la consapevolezza che qui non ci sono partite facili: non è che la Roma è difficile e poi il Cagliari è una passeggiata. Sono tutte partite difficili perché la serie A è questa e noi se ci vogliamo stare, vogliamo provare a rimanerci, dobbiamo metterci qualcosina in più, qualcosina in più in termini di impegno, in termini di cattiveria agonistica perché probabilmente è quello che ci è mancato fino adesso. Eh, abbiamo giocato delle bellissime partite, abbiamo raccolto molto meno di quello che, che eh, meritavamo sul campo, a livello di complimenti penso che siamo la prima squadra eh, nel campionato, a livello di punti non lo siamo. Dopo la partita con la Roma quattro partite però da non sbagliare con due scontri diretti in trasferta a Crotone e Palermo. Sì, sì, diciamo che sulla carta dovrebbe cominciare il campionato del Pescara. Eh, abbiamo sbagliato qualcosa negli incontri precedenti e abbiamo raccolto qualche punto, magari dove altri non l'hanno fatto. Non credo che qualcuno della società o anche tra il mister e i giocatori si fosse illuso. E di poter fare un campionato diverso, noi sapevamo qual era la nostra strada quest'anno che era una strada di sofferenza, di grande sofferenza ma di grande sacrificio che devono fare i ragazzi, fare, eh, deve fare la società, deve fare il mister deve, devono fare tutti quelli che hanno a cuore le sorti del Pescara Ultima battuta, bilancio tutto ok, ieri c'è stata l'approvazione? Ma sì, a parte c'è stata l'approvazione ma io credo che se una società lavora per il bene della società in primis e soprattutto una società che negli ultimi tre anni ha tolto dall'imbarazzo tutti i soci, vecchi e nuovi, perché tutti quanti noi avevamo delle firme presso le banche. Oggi non c'è più una firma presso le banche, penso che qualcuno mi debba dire grazie, non, non debba venire nemmeno a, a chiedere che cosa abbiamo fatto. In Lega Pro domani pomeriggio, impegno per il Teramo negli ottavi di finale di Coppa Italia. Al Bonolis arriva il Siena. Per Nofri sarà opportunità di testare alcuni elementi che finora hanno giocato meno in campionato. Davanti, conferma per l'eroe di sabato sera, l'attaccante diciottenne Alessandro Fratangelo. Nel servizio, ascoltiamo l'allenatore del Teramo, Federico Nofri. È una competizione che dobbiamo onorare al meglio perché la società ci tiene particolarmente, ma anche i giocatori, il sottoscritto. È chiaro che un'eventuale vettura ci proietterebbe ai quarti di finale, eventualmente nel mese di febbraio. Dunque, dobbiamo cercare di onorare il più possibile, cercando di passare il turno, questa manifestazione che permette anche a chi ha meno spazio durante il campionato di farsi vedere e di mettere in difficoltà le scelte future. Beh, Carraro sicuramente sarà un giocatore della partita, poi Jefferson no perché ancora andiamo cauti su quello che è il suo recupero che sta, sia, sta terminando, quindi è, da giovedì si rimette quel gruppo, dunque è disponibile per Reggio Emilia, però per la partita di Coppa Italia lo teniamo a riposo. Eh, ma la Coppa Italia, ripeto, le, le partite vanno, poi vanno comunque sia giocate. Voglio dire, Manganelli nella Coppa Italia fece una buona partita, poi si è fatto trova pronto e quindi è stato inserito nel contesto della gara con Ancona, ma Questo è un esempio, ma potrebbero succedere anche altre situazioni. È chiaro che non è che possiamo, ripeto, stravolgere eh, l'organico che abbiamo però situazioni, alcune situazioni possono essere sicuramente sovvertite poi dipende da sempre da quello che mi fai vedere in campo noi dobbiamo però pensare a quello che è il bene del terno e della squadra del termo quindi i giocatori questo lo sanno e per uscire da questa situazione il prima possibile dobbiamo agire tutti allo stesso modo dobbiamo avere grande, grande lealtà e dobbiamo vivere la competizione in maniera leale altrimenti le situazioni si diventano sempre più difficili noi in questo momento, ripeto, dobbiamo dare continuità a quella che è stata la vittoria, poi in Coppa Italia anche se affrontiamo una squadra comunque sia competitiva come il Siena che credo che abbia un organico importante. Adesso vediamo anche quelle che saranno le aspettative del Siena, ma la Coppa Italia più vai avanti e più sicuramente ti, ti dà stimoli. No? Poi penseremo alla parte di Reggio Emilia dove andiamo ad affrontare una squadra sicuramente con un grande, con un grande organico e che in casa ha fatto 6 vittorie un pareggio, quindi sarà una partita difficile, ma non partiamo sicuramente battuti e cercheremo di, di, di dare grande energia e di dare prosegua al risultato di sabato con l'Ancona. Ed è tutto per questa seconda edizione del Tg6, l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.